Perfetto, se n'è andato! La faccia che farà il direttore quando vedrà che siamo evasi! Lascia, brutta capra! Ehi, Jack, ha le corna grosse e la capra... Ho le riette! Questo lo conosco! È un toro! Allora, bel giovanotto, sei caduto dal letto? Buongiorno, signora! Fratelli Dalton, siete circondati! Il problema dei barboncini è che hanno tantissimo pelo! Cari detenuti, nel quadro di uno stage di reinserimento vi faremo seguire un corso di agricoltura diretto dalla signorina Felicity Jane! Oh! Allora, ragazzi, la cosa vi interessa? Sì! Quanta voglia di apprendere! Con questa confusione vediamo che è una bellezza, forza! Hop! Per cominciare, la tosatura delle pecore. Bisogna sfiorare appena la pelle, dolcemente, senza fretta, con destrezza. Capito, ragazzi? Allora, a chi tocca? Sì, sì, sì! Non c'è nessuno che controlla, è il momento! Ah, i chihuahua sono ancora peggio, più magri sono, più abbaiano! Forza, andiamo! Allora, venite o no? Adesso tagliamo! Che giocherelloni questi San Bernardo! È finito, pacioccone! Se n'è andata quella brutta e grossa ape! Forza, è l'ora del bagnetto! È robusto il pacioccone! Mi è venuta un'idea! Che cosa devo fare, Joe? Lo attiri come si fa alla corrida. Si avventa su di te, lo schivi e lui sfonda la porta. Chiaro? Che cos'è la corrida? Agita la muleta! Olè! Chiuderemo il nostro stage con un'iniziazione... A rodeo! Hi-ha! Con Brutus. Dovrete resistere almeno 8 secondi in groppa al toro. E chi di voi ci resterà più a lungo avrà diritto a un bel bacio. Ah, che noia la campagna! Ehi, nanetto, qui ci siamo noi, smamma! No, non ci credo. Strano, sento puzza d'evasione. Sì, ragazzi, questa sera ceniamo fuori. Primo concorrente, è partito! Il prossimo concorrente! No!
bocca al prossimo concorrente. Facciamogli un bel applauso. Che intesa con la bestia! A noi la chiave per i campi! Incredibile! Un minuto e mezzo, ecco il nostro grande vincitore! Ih-ha! Ah, sì, e ora tutti rientrino in cella! Un minuto! Ih-ha! Dopo di voi, gentili signori! Che c'è? Oh, quanto mi sei mancato, amoruccio! Dimostrerò che posso trovare l'acqua nel deserto! Oh, sento la forza dell'acqua! Che ci sia un'inondazione? Un'inondazione? Vi è venuta un'idea? Una sorgente nel penitenziario e un'iniziativa ecologica. Bravo, vero Falco? Posso chiederle come fa? Certo! Non c'è nessuna stregoneria! Il segreto è... Ho perso la mia bacchetta! Guardate cosa ho preso in prestito! Ma è un semplice bastone! No, è un piano! Grazie a questa bacchetta troveremo le sorgenti nel cortile, scaveremo, l'acqua zampillerà e opla! Inondazione! E dopodiché? Dopodiché ci mettiamo a fare un po' di surf! Adoro il surf! Ma no, razza di imbecilli! Dovranno evacuare il penitenziario e noi approfitteremo della confusione per filarcela! Avanti! Sbrigati a trovare l'acqua, bacchetta! Deve essere qui! Pure qui! Pure qui c'è dell'acqua! No! Eccola qua! E anche là! E qui sotto! E anche qui! Un giorno dovrò scrivere un libro sulla mia vita. Forza, rientriamo! Aspetta, non dovevamo fare il surf! Il penitenziario sta affondando! Dobbiamo aver urtato un iceberg durante la notte! Mi sembra che ciò non sia affatto normale. Ci ordineranno di lasciare il penitenziario. È l'acqua che dovrebbe lasciare il penitenziario? Il portone è finito sott'acqua, io non so nuotare! Io nemmeno! E adesso cosa facciamo? Vediamo. Tutto questo non è previsto dal regolamento. Dobbiamo ordinare subito l'evacuazione! Un momento, lasciatemi riflettere. E se invece ne approfittassimo per fare un bagnetto? Ah, allora, pesciolini. Belli i lavori forzati, respirate meglio nell'acqua. Poveretti, non ci sono altre scialuppe di salvataggio. Non ci ha fatto lasciare la prigione, incredibile. Il tuo piano fa acqua. Bisogna immergersi per andare ad aprire il portone. Ma io non so nuotare, Joe. Neanche Everell, quando avrò imparato a nuotare tutta l'acqua sarà già evaporata. Imiti la rana, signor Everell, muova le gambe come se fosse una rana. Ruota come una palla di ferro. Come due palle di ferro, anzi tre attaccate insieme. Le palle di ferro ci sono, ho un piano.
ci attaccheremo le palle ai piedi. Il peso ci trascinerà sul fondo e una volta lì apriremo il portone e fuggiremo. Ma come faremo a respirare? Già, non ci avevo pensato. Ci ho provato! Non si respira affatto bene sott'acqua. È semplice, ci nasconderemo dentro un barile, così potremo respirare. È lo stesso principio della campana subacquea. E allora, leggo, mi informo. Adesso! Ah, devono essere disperati, si sono buttati in acqua, devo riuscire a salvarli. Ci siamo. Chi vuole andare? Ho capito, siete i soliti vigliacchi. Non vi sembra strano? L'acqua non sta entrando. È l'effetto della pressione dell'aria. C'è scritto su tutti i libri. Imita la rana, Joe. Muovi le gambe come fa la rana. Cosa vuole questo stupido cane? Accuccia, Botolo! Accuccia! Poveretto, sta delirando! Deve essere la mancanza di ossigeno! Questo non è affatto normale. Guardate, no. I Dalton si sono coraggiosamente sacrificati per tentare di aprire il portone. Bravi, questo sì che è spirito di iniziativa temeraria e intraprendenti, grazie a nome del penitenziario. D'accordo, ma la smetta di parlare, la prego. Non dica un'altra parola, è una vera tortura. Il penitenziario non c'è più, è affondato! Sono solo su un'isoletta deserta! Sono un naufrago! Sono come Robinson Crusoe! Ma certo, tu devi essere il famoso venerdì, non è vero? E c'è anche sabato, e domenica, e lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, e... Ma guarda, incredibile! C'è un altro venerdì! Chi è questo qui? Si chiama Joe Dalton. È un detenuto e sarà la tua prova d'esame. Se riuscirai ad avverare il suo sogno, otterrai subito il tuo diploma. Sembra molto arrabbiato, non mi piace affatto. Potrei sceglierne un altro? No, basta con le chiacchiere. Al lavoro! Oh. Fantastico, cominciamo bene. Oh, che bella farfallina! Resta qui, farfallina, non aver paura, non voglio mangiarti! Ecco fatto, è tutto chiaro, no? Mm? Ehi, Joe, non è che sai cosa c'è per pranzo oggi? Non riesco a capire a cosa serva l'elefante. Fatemi uscire da qui! Guai a te se fai del male a quella farfallina! Oh, una fata! Una fata? Credi di essere in un cartone animato? Joe Dalton, sei tu? Devo avverare il tuo sogno per ottenere il mio diploma, è una bella seccatura. Devi avverare il mio sogno? Davvero? Beh, è semplice, vedi quelle mura? Devi farle scomparire. Ok, Muromatonus scomparibus. Aspetta, ci sono. Muromatonus spariscibus! Oh! Il muro è sparito! C'è riuscita davvero! Certo, sono una fata! Che aspettiamo, ragazzi? Svigniamocela! Yeah. Scusami, ho sempre avuto dei problemi con quella formula, ma ne conosco delle altre che fanno al caso tuo! Mi dai sui nervi.
sappi che al mio tre farò un purè d'insetto. Fammi pensare, qual era la formula dell'invisibilità? Uno. Non riesco a ricordarmela. Oppure c'è quella... Due! Ci sono! Sono la formula per bloccare il tempo. Blocca tutti, tranne chi la pronuncia. Così va molto meglio. Hai visto? Quando ti ci metti. Ripeti dopo di me. Uno batti qui, due blocca qua, tre tutti fermi, voilà. Potresti ripeterlo più lentamente. Uno batti qui, due blocca qua, tre tutti fermi, voilà. Uno blocca qui, due batti tutti qua, fermi tre, voilà. E non c'è qualcosa di più facile? Le farfalle sono creature delicate. Sta tranquilla, piccola. Rantanplan è qui per proteggerti. Uno batti qui, due blocca qua, tre tutti fermi, voilà. Ha funzionato! Siamo liberi! Andiamo! E io finalmente otterrò il mio bel diploma di fata! Non occorre che mi ringrazi! E perché ci siamo solo noi due? Perché solo chi pronuncia la formula è libero! Su, vai a prendere gli altri! Sei stato gentile a rientrare, Joe! Non ci eravamo accorti che te ne eri andato! Va bene, fa pure di testa tua, farfallina, ma non venire poi a lamentarti se finirai per farti male. Non è che mi dispiace evadere, ma non me ne vado senza i miei fratelli. Beh, ovviamente l'effetto dura solo per breve tempo e non ho altre formule da darti. L'intelligenza non è il tuo forte. Ho voglia di fare un purè d'insetto. Se i tuoi fratelli ti toccano mentre pronunci la formula, non si bloccheranno. Dobbiamo trovare il modo di immobilizzare tutte le guardie, così non potranno inseguirci. Possiamo fare anche di meglio. Uno batti qui, due blocca qua, tre tutti fermi, voilà! È il momento, diamoci le gambe. I Dalton stanno evadendo! Cosa? Siamo liberi! No, non lo siete. Per fortuna eravamo qui fuori, ma come abbiamo fatto a uscire dal penitenziario? Everell, sei un imbecille! Ti avevo detto di toglierli dai piedi, non di farli uscire! Siete quattro buoni a nulla! Chiudeteli in una cella tutti insieme ed è fatta! Sì, mi sembra una buona idea! Allarme, allarme! I fratelli Dalton sono evasi! Che cosa? Cosa succede? Che facendo? Uno batti qui, due blocca qua, tre tutti fermi, voilà! Bene, via libera, andiamo! Non li abbiamo proprio rinchiusi, visto che la porta è rimasta aperta! Dovevi chiuderla, imbecille! I Dalton! Guardia, fermateli! Correte! Su, fa qualcosa, aiutaci! Te ne approfitti perché sono troppo buona e va bene, uff! Hai visto che bei fuochi d'artificio, Joe? Uno batti qui, due blocca qua! No! Attento se la pronunci un'altra volta! Tre tutti fermi, voilà! Anilafra Fucazer! Se la pronunci tre volte il tempo va all'indietro. Oh, che bella farfallina! Non riesco a capire a cosa serva l'elefante. Benvenuta nella tua nuova scuola. Ti troverai benissimo il primo anno di asilo. Credo che stavolta sarò io ad evadere. Sono rimasto a secco! Questa è la peggiore ondata di calore che io ricordi da quando lavoro al penitenziario. Sì, è il riscaldamento globale, non possiamo farci niente. Sì, sta
abbronzatore? Come riesce a pensare con questo caldo, signorina Betty? L'abito mantiene freschi. Dovrebbe indossarne uno. Ottima idea, signorina Betty. Chiami la ditta dei climatizzatori. Wow. È l'ultimo grido in fatto di climatizzazione. Aria fresca muovendo solo un dito. Ora va molto meglio, non crede? Si sente la differenza. Con questo sistema di asciugatura risparmio un sacco di tempo. Deve essere questo vento a far evaporare l'acqua. È necessario l'intervento di una temporale. Inizierò fiutando la pista con un po' di circospezione. Con molta circospezione. Ti piace la mia nuova pettinatura, Joe? Invece di pensare alla tua stupida pettinatura, sta a sentire cos'è appena germogliato nel mio genialissimo cervello. Del grano? No, imbecille, è un piano! Un diabolico piano per evadere! Che peccato, il grano ci sarebbe stato utile, potevamo farci il pane! Dopo una lunga e complessa trattativa, sono riuscito a procurarmi il progetto del sistema di climatizzazione. Non ci si capisce niente! Dovrete fidarvi del mio leggendario senso dell'orientamento. Bene, il mio impareggiabile fiuto mi dice che sto andando nella direzione giusta. Oh, ma certo, credo di aver capito. Devo agire con molta astuzia. Si tratta di uno stratagemma per mettermi alla prova. Chiudi la porta! Fatloppa con lente! Ma chi è stato a chiudere la porta e perché? Deve essere un test di intelligenza, di quelli molto sofisticati. Svelto, sbrigati! Sto andando veloce! C'è più veloce! Così non ci riesco! Sto andando più velocemente possibile! Ehi, la mia mappa! La mia mappa! No, e adesso che facciamo? È semplice, dobbiamo solo andare avanti seguendo Joe e il suo leggendario senso dell'orientamento! È quello che temevo! Di là! Sì, ho capito. È talmente ovvio. Evidentemente la porta si apre con uno di questi pulsanti. E vai, rattaplane, un gioco da cuccioli. Ehi, perché non proviamo a soffiare? Così almeno scorrerà un po' d'aria. Qui fa un caldo infernale. C'è qualcuno che armeggia con il climatizzatore? È facile da usare, si accende con il telecomando. Vediamo se funziona con questo. Si gela, ho paura che ci sia qualche problema. Mi sto divertendo un sacco. Non c'è test che possa resistere alla mia intelligenza. Diamine, non riesco a ricordare il codice. Ecco, si è spento. Li ho provati tutti, non capisco. Questo gioco è molto strano. Un momento, a meno che... No, neanche così. Passate attraverso i condotti di ventilazione. Fermate questa macchina. Ora sembra che vada meglio. Finalmente potremo evadere. Credo che sia la direzione giusta. Oh, no, proprio voi. Dietro, Frank. Vittoria, ce l'abbiamo fatta! No, non possiamo uscire da quella parte. Non tutti interi, fratelli. Arrenditi, Joe, hai fallito. Non puoi fuggire passando di là. Vogliamo scommettere. Joe! Sei il solito testone, Joe. Noi ti avevamo avvisato, però.
Eccellente, signorina Betty, è stata davvero in gamba. Il codice era facile da ricordare, 0000. Ad ogni modo, l'aria fredda costa troppo per le nostre casse. Facciamo economia. Dovremo sopportare un po' di caldo. Evviva, ce l'ho fatta! Ehi, dov'è l'osso che ho vinto? Dov'è il mio osso? Apri! Non è incredibile, ci siamo presi un raffreddore nel bel mezzo di un'ondata di calore. È tutta colpa di quello stupido sistema di climatizzazione. Il raffreddore mi ha messo appetito, non mi dispiacerebbe affatto una bella salsiccia. E tu che ne pensi, Joe? Imbecille. Oh, non te la devi prendere, Joe. La tua esperienza si potrebbe definire uno spaccato di vita. Esatto, Joe. Perché non sono nato figlio unico?